Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Ragazzi, avete visto che bella atmosfera c'è oggi qui ad Art Attack? L'atmosfera adatta per parlare di streghe e di maghi. Piacciono anche a voi le storie e i film dove si parla di magia, no? Ma quello che mi piace di più sono le formule magiche e gli incantesimi. Ed ecco qui il mio libro degli incantesimi. Ma visto che purtroppo io non sono un mago, lo userò come cartella per conservare tutti i miei disegni. Beh, insomma, questa è una cartella incantata. Che dite? Vogliamo provare a farne una insieme? Io la trovo bellissima. Allora, innanzitutto ci servono due di queste cartelline portadocumenti. Sono fatte di cartoncino sottile, sono economiche, si trovano facilmente in tutte le cartolerie e nei grandi magazzini. O magari ne avete in casa già qualcuna vuota. Dobbiamo incollarle insieme, vedete? Facendo combaciare i due lati inferiori, i dorsi, come queste, in modo che le due falde siano libere di aprirsi e di chiudersi agevolmente. Due enormi orecchie volanti, insomma. Beh, poi procediamo in questo modo. Ritagliate due pezzi di cartone ondulato che siano leggermente più grandi delle vostre cartelline. Guardate, su ciascun pezzo c'è un bordo dritto che va allineato con la costa delle cartelline, mentre gli altri bordi sono curvati per dargli quel tipico aspetto medievale. Aprite al libro le due copertine di cartone e lasciate una piccola fessura qui, lungo il centro. Ecco, in questo punto, allineate il bordo della cartellina lungo il bordo dritto della copertina sulla destra. Aprite il lembo della cartellina e incollatelo sulla copertina opposta, quella di sinistra, usando della colla in stick. Premetelo bene per farlo aderire completamente. Ecco, in questo modo. Girate la cartella e fate la stessa cosa anche con l'altro lembo della cartellina. Incollatelo sulla copertina di destra. E mi raccomando, anche in questo caso premetelo bene perché si fissi completamente al cartone. Appena la colla si sarà asciugata, avremo una specie d'effetto libro, con la forma di un librone degli incantesimi. Bene, ora dobbiamo rilegare le due copertine di cartone lungo il bordo dove sono i lembi delle cartelline per ottenere il dorso del libro. E quindi ci serve una striscia di cartoncino sottile o di carta piuttosto spessa, che sia della stessa lunghezza di questo lato delle copertine e larga più o meno 10 cm. E poi state a vedere. Passate un po' di colla in stick lungo i bordi della striscia, ma mi raccomando, evitate con cura di metterla nel centro. Allineate un lato della striscia lungo il bordo di una delle due copertine e fatela aderire saldamente. Quindi piegatela intorno al dorso e incollate l'altro lato sul secondo pezzo di cartone. Potrebbe essere necessario doverla tenere ben premuta, oppure metterci sopra un peso per farla incollare come si deve, o in alternativa potete fissarla con del nastro adesivo. Appena la striscia sarà asciutta, avremo la base per la nostra cartella incantata, con tanto, vedete, di dorso rilegato. Ora potremmo dipingerla, ma perché non aggiungergli qualche dettaglio in rilievo per renderla ancora più realistica? Ed ecco come fare. Ricavate i dettagli da quei pezzi di cartone che vi sono avanzati e sistemateli sulle copertine. Potete fare gli angoli in rilievo per mostrarvi le decorazioni cui sono state fatte solo sul davanti, ma voi potete decorare anche il retro nello stesso modo. Si possono aggiungere un paio di cardini molto eleganti nel punto della rilegatura del libro. Guardate, questi assomigliano a quelli delle porte di un castello. E possiamo anche apporre la nostra bella iniziale, quella del Gran Mago dei Disegni, qui nel centro. Per farla in rilievo basta sovrapporre più strati di cartone e noi abbiamo usato la A di Art Attack. Appena siamo soddisfatti dei dettagli e di come sono posizionati, allora incolliamoli alle copertine, come è stato fatto qui. Ora, perché i nostri disegni siano al sicuro da sguardi indiscreti all'interno della nostra cartella incantata, dobbiamo metterli sotto chiave. Allora, per realizzare la serratura, abbiamo bisogno di un altro piccolo rettangolo di cartone, sul quale disegneremo la sagoma del buco per la chiave. Bene, e poi procediamo in questo modo.
Incollate la serratura sulla destra e poi, usando una pallina di plastilina per proteggere la cartella e una matita estremamente appuntita, perforatela nel punto dove è arrotondata, facendo molta attenzione. Con la matita bucate tutti e due gli strati di cartone della prima copertina. Poi rigiratela un po' dentro il foro per allargarlo leggermente e infine sfilatela. Per realizzare il gancio di chiusura, rivoltate il libro e ritagliate una piccola striscia di cartoncino sottile, larga più o meno un centimetro. Posizionatela a qualche centimetro di distanza dal bordo dove si trova l'apertura del libro e incollate solo le due estremità con del nastro adesivo. Una volta fatta anche questa operazione, vedete, avendo fissato il gancio di chiusura con del nastro adesivo, allora avremo questo. Bene, adesso arriva la parte che ci piace di più, dobbiamo invecchiare la nostra cartella incantata. E per farlo ci affidiamo a due dei nostri inseparabili compagni d'avventura. Indovinate un po'? Esatto, colla vinilica e carta igienica. Al lavoro! Mischiate in parti uguali della colla vinilica con dell'acqua e spennellate questa miscela sulla copertina. Incollateci sopra, come sempre, dei grossi pezzi di carta igienica e ripassateci sopra la colla. Fate in modo che la carta aderisca bene sopra e intorno a tutti i dettagli in rilievo. Non c'è bisogno di essere troppo accurati, perché tanto ormai lo sapete, se non lo siete, l'effetto finale ne guadagna. Ripassate colla e carta su tutti i dettagli di cartone, sia davanti che dietro. Ah, vi do un consiglio, ricoprite prima la copertina davanti e lasciate che si asciughi del tutto, poi ricoprite il dorso e il retro del vostro libro. Una volta ricoperto fronte e retro e fatto asciugare molto bene, avremo una cosa simile a questa. Volendo possiamo aggiungere degli altri dettagli in rilievo con delle palline di carta, vedete come è stato fatto qui, o con dello spago, avete visto, tutto intorno là. Ah, fate molta attenzione però, mi raccomando ragazzi, a non ricoprire il buco della serratura. E ora guardate sul retro, avete visto, anche le due estremità del meccanismo di chiusura che avevamo fissato col nastro adesivo sono state ricoperte con colla e carta. In questo modo la tenuta del laccio sarà più resistente. Bene, adesso passiamo alla fase di pittura. Potete usare le tempere o i colori acrilici. E che ne dite di questo? Un bel viola che gli conferisce un aspetto decisamente medievale e anche misterioso. Il tocco d'eleganza invece è dato da questo verde vellutato intorno all'iniziale. Invece per tutti i dettagli in rilievo, la cosa migliore è usare dei colori metallizzati e lucenti. Finita di dipingere e lasciata ad asciugare, la nostra cartella incantata dovrebbe avere più o meno questo aspetto. Forte, vero? Ma a questo punto che cosa dobbiamo fare? Beh, a questo punto possiamo metterci dentro i nostri disegni. Ecco, ci entrano perfettamente. Per tenere però i nostri lavori al sicuro, ora non ci resta altro che chiuderli a chiave. Sì, voi vi starete chiedendo dov'è la chiave. Come dov'è? Eccola qui, guardate. Per farla è molto semplice. Basta ritagliare una chiave a forma di L, larga più o meno un centimetro da un pezzetto di cartone, dipingerla e attaccarla intorno un pezzettino di spago. Poi guardate, passiamo lo spago nella serratura e lo chiudiamo con un nodo. Dopodiché basta infilare la chiave dentro il laccio di chiusura, ecco qui, e il gioco è fatto. Beh, insomma, provateci anche voi, conservate i vostri disegni dentro una magnifica cartella incantata. Oh, avete visto che idea meravigliosa? Ciao, ciao, sono sempre io, il vostro capo. Allora, se anche voi volete far apparire una cartella incantata come quella, cominciate incollando due cartelline portadocumenti dorso a dorso, in maniera che i due lembi siano liberi. Poi tagliate due pezzi di cartone che siano leggermente più grandi delle cartelline, con un lato dritto e gli altri tre ondulati. Allineate i lembi delle cartelline con i due lati dritti. Appena li avrete incollati in quella posizione, tagliate una striscia di cartoncino e incollatela intorno alle due copertine per creare la costa della vostra cartella incantata.
Potete aggiungere tanti dettagli elaborati ricavandoli da degli avanzi di cartone. Incollate la sagoma di una serratura sul davanti e perforatela usando una matita appuntita. Incollate poi una strisciolina di cartoncino sul retro per fare il laccio di chiusura. Ora dategli quell'aspetto magico e mistico, rivestendola con uno strato di colla e carta igienica. Dipingetela perché sembri antica e rilegata in pelle. Alla fine realizzate una chiave da legare alla serratura. Una cartella incantata per conservare i vostri lavori e i vostri disegni sotto chiave! Oh, ma che attacco d'arte incantato e incantevole! Davvero degno di un mago! Sala cadula, magica bula, bibidi bobidi bu.